Ha sperimentato i diversi linguaggi della recitazione, una lunga esperienza non soltanto come attore di cinema e teatro, ma anche come regista, come sceneggiatore e come doppiatore. Una carriera costruita grazie a tanti grandi maestri, ma grazie anche a tanto studio. E allora grazie a Pino Quartullo per essere con noi questa sera a Checkpoint. Grazie a voi. Ho usato il termine costruire, una carriera costruita, parliamo di costruzione, di progetti non a caso. Allora partiamo dall'inizio, Pino, dalla tua laurea in architettura, con tesi in esatto. Scenografia sulla progettazione di un teatro. Insomma, esatto. Da sempre il palco è stato per te importantissimo, sei sempre stato attratto dal palco, fin dagli studi. Esatto, io già quando facevo l'asilo spesso scomparivo e all'inizio si preoccupavano, poi sapevano che dove stavo a 4 anni. Quindi ho dovuto pagare il fio alla famiglia, mio padre era ingegnere e quindi dovevo laurearmi assolutamente. E quindi ho scelto la laurea che mi piaceva di più e che avrebbe compendiato sicuramente le mie velleità artistiche. Quindi architettura è stato uno studio fondamentale anche per quello che poi avrei fatto nell'ambito dello spettacolo, sia come sceneggiatore, come regista, come attore, perché ogni volta che hai un progetto, l'avere studiato architettura ti aiuta a progettare nel migliore dei modi, quindi a capire come affrontare un personaggio, una storia, è stato molto importante, sì. Ecco, come si traduce questa capacità di costruzione, di affrontare un progetto poi nello studio davvero dei tantissimi personaggi che tu hai interpretato? Per esempio, se tu devi progettare un ospedale, in architettura studi tutti gli ospedali che sono stati costruiti prima di te, no? Nel passato, studi l'urbanistica della città e così se devi affrontare un personaggio non è che leggi battute e basta, vai a vedere le altre interpretazioni, vai a vedere il regista quello che ha creato prima di lavorare con te e quindi ti prepari e studi tutto il territorio propedeutico poi alla creazione e quindi è molto importante conoscere quello che in passato c'è stato e questo fa parte del mio studio di architettura, me lo sono portato appresso. Come mai poi c'è stato questo cambiamento, è avvenuto questo cambiamento, la volontà di intraprendere una carriera ricca, ricchissima di successi, ti conosciamo molto come attore, una nomination tra l'altro all'Oscar nell'87, che cosa è scattato in te, che cosa hai deciso e come hai deciso di portare avanti la carriera di attore lasciando un po' quella che era invece il percorso degli studi? Ma perché io ho fatto architettura sapendo che avrei fatto attore, il regista no, io ho fatto il regista perché quando avevo 21 anni, anzi 22, c'era il limite d'età per entrare in Accademia Nazionale Arte Drammatica come attore e a 22 anni si poteva fare l'esame soltanto come regista. Quindi io lo feci come regista, che era ancora più difficile perché come registi ne prendevano 2 o 3 all'anno e sono stato appunto scelto per fare l'allievo regista e quindi io studiavo da Proietti alla scuola di Proietti come attore e in accademia come regista. E ti senti quindi più regista che fa l'attore o il contrario? Ma ti dirò che poi alla fine sono un architetto che fa l'attore e il regista perché mi sento più quello poi, mi piace ogni cosa che faccio progettarla, pensarla nel suo insieme e comunque ecco la mia idea di partenza era che avrei fatto comunque teatro, l'attore, poi ho avuto modo di avere come insegnante Monica Vitti in accademia, quindi ho avuto Proietti da un lato e Monica Vitti in accademia e lei mi stimava molto, eravamo anche amici perché mi ha portato poi a fare una trasmissione televisiva con lei, passione mia, io ho cantato con lei la sigla, io ho portato il mio gruppo dei miei compagni d'accademia, li ho portati nella trasmissione e lei mi ha fatto debuttare come regista teatrale con un altro amico regista che era Stefano Reali, abbiamo fatto questo cortometraggio Exit che poi ha vinto molti premi tra cui ha avuto una nomination all'Oscar come miglior cortometraggio e quindi da lì poi avendo fatto un corto ci ho preso gusto e ho fatto dei miei film, li ho scritti, sempre da architetto come anche altri attori in Italia, poi ho fatto il regista, l'attore, lo sceneggiatore. Eclettico, molti eclettico fan. Sicuramente. Allora andiamo a vedere intanto un estratto del film Scusa, ma ti voglio sposare. Devo dirvi una cosa.
Io Alex ci sposiamo. Amore, guarda in alto. Non dite niente? E certo che ti diciamo qualcosa. Ci vedi un po' così stupidi perché non ci hai mai detto niente di queste tue intenzioni. Ma siamo felici perché vogliamo bene ad Alex. E vero Roberto, di qualcosa? Certo. È finita l'acqua. Vado a prendere di là. Lo vado ad assistere. Niki, sono felicissima. Che prendi? Vodka, direi, no? Anche per me, doppia. Sotto. Hai citato dei grandissimi nomi con i quali hai lavorato. Hai citato tu Gigi Proietti, che ha detto di te: considero Pino come un fratello molto più piccolo. Quanto ha contato per te la relazione, il lavoro a fianco di Gigi Proietti? Soprattutto vorrei chiederti dal punto di vista della creatività, della fantasia. Proietti è stato appunto un amico, un maestro, anche mio testimone di nozze, tra l'altro. Gigi mi ha insegnato che l'attore sul palco può creare con la fantasia tutto, dal genere drammatico al comico, ma soprattutto l'approccio divertito a questo lavoro, perché a volte il regista è cattivo, è isterico, è ingiustamente scontroso. Ecco, con Proietti questo non capitava mai. Per me lavorare con lui è stato un ideale, perché era sempre piacevole e sempre molto profondo il lavoro che si faceva proprio sul lavoro dell'attore. Gigi, inutile dirlo, è un grandissimo direttore d'attori, oltre ad essere un grande attore, e ti sa insegnare con pochi elementi quanto di te stesso puoi tirar fuori, quanto e come utilizzare te stesso. Di me diceva che io dovevo essere un po' una figura contraddittoria, ossia un uomo anche un po' così piacente ai tante, che però non mantiene la promessa, cioè che poi comunque delude, che poi è incerto, è insicuro, è buffo, è comico, che è la mia natura, poi io sono esattamente così. E quindi una specie di Giuliano Gemma comico, ecco, questo qua era come mi vedeva Proietti. Ma questo dimostra che si può essere seri ma divertirsi. Assolutamente sì, con Proietti è come una scienza, l'arte della recitazione, però ecco, sempre con grande piacere, con grande divertimento, perché il divertimento serve a stare bene, di buon umore e quindi a avere il massimo risultato. Continuiamo a parlare di chi ha parlato di te, e parliamo di Camilleri, che in un suo glossario scherzoso alla voce attore, dopo aver spiegato che gli attori non possono laurearsi, ti cita come eccezione, avendo tu preso la laurea in architettura, quasi tra l'altro in contemporanea, mentre frequentavi l'Accademia Silvio De Amico e la scuola appunto di Gigi, sì, Proietti. Ecco, mi ha visto un po' come un pazzo, infatti, e lui è stato mio insegnante in Accademia, perché io facevo regia e Andrea Camilleri era il mio insegnante di regia, per cui ho il mio primo spettacolo, che era Gran Guignol, io avevo Andrea Camilleri al mio fianco, che è stata una cosa strepitosa, e si divertiva molto, perché il Gran Guignol era un genere particolare di uccisioni, scannamenti, giustizia in palco con sangue che sgorga, quindi un genere molto particolare, e lui, per esempio, mi ricordo che insegnò a un'attrice che il pugnale con cui uccideva, che era Monica Pariante, uccideva Sergio Pierattini. Quel pugnale non era soltanto un pugnale, era anche il simbolo fallico, il dominio della donna sul maschio, e quindi ecco, ha aperto molti link nella nostra mente su quanto e cosa un semplice gesto possa significare, al di là di quello che poi il gesto è, e quindi è stato un mio grande, grande maestro. E soprattutto lui mi ha citato perché allora era veramente complicato fare sia l'Accademia che l'università. Oggi ci sono lauree brevi, quindi è un po' più semplice. Sì, forse adesso allora non è più così raro che... No, ci sono molti attori laureati. Che un attore si laurei, però vorrei farti proprio una domanda, perché tu facevi davvero, portavi avanti davvero dei tanti percorsi con molto studio, e tra l'altro l'attenzione alla didattica l'hai portata avanti anche nei tuoi progetti. Allora, anche per chi
vuole fare l'attore, vuole intraprendere questa carriera, che consigli dai per quanto riguarda l'approccio allo studio? Quanto è importante? Quanto invece secondo te si può arrivare lo stesso a recitare senza uno studio approfondito? Ci sono molte eccezioni, nel senso che ci sono anche attori che sono bravissimi e che non hanno fatto l'Accademia. Era Anna Sofia Ricci, con la quale ho una figlia, per esempio non è stata ammessa all'esame in Accademia, però poi privatamente ha studiato, lo stesso Proietti, ma conosco tantissimi attori che non hanno fatto una scuola, però sono bravissimi, e al tempo stesso ci sono molti attori che hanno fatto l'Accademia o scuola di recitazione che purtroppo non basta. È la personalità che conta, è quello che mi ha insegnato poi Monica Vitti, è che al di là dello studio tecnico, ossia della dizione, la postura, la voce, poi quello che vince è sempre la personalità, il carattere, i difetti. Monica Vitti aveva il problema della voce, aveva una voce un po' rauca ma meravigliosa, e lei ha fatto un punto di forza di questa sua caratteristica. Qual è il tuo Quando addirittura difetto? il mio Sì. che sono un ex grasso, e quindi da ragazzo ero un po' ciccione, e quindi questo complesso me lo sono portato appresso, e quindi continuo a vedermi come una persona che magari non viene accettata, e quindi ho delle insicurezze, manco di assertività, di reattività, a volte sono troppo buono, ho dei sensi di colpa, e quindi non, ecco, in questo sono un po' carente, tant'è che ho fatto un corso tipo Actor Studio quando ero già in età avanzata, proprio per lavorare sui cattivi. E infatti sono andato poi in analisi un anno per capire perché io ero così vittima dei sensi di colpa. È stato utile anche un po' di analisi su me stesso in questo senso, però sono rimasto uguale, poi alla fine non sono molto cambiato, però sono consapevole dei miei limiti, ecco, questo sì. E questo è un passo molto, molto importante per poi poter portare avanti una carriera fatta sicuramente di percorsi che sono complementari, come Certo. quello della voce, perché tu poco fa citavi la voce raccontando di Monica Vitti e noi adesso citiamo la voce per raccontare di te. Partiamo da qui. Tana, 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 bastalo. Antibastalo, Tana, bastalo. Niente antibastalo, niente a capo. Non lo puoi fare. Sì, invece. No, Sì, signore, signore, bollato. doppio bollato, non cancello. No, ho detto triplice bollato, perciò tocco il blu e non No, ci no, gioco no, più. non puoi La triplice bollare un doppio bollato, non puoi triplice bollare un doppio bollato, non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi, noi, ragazzi, ora basta! Stendi questo morso di fame! Colpiscilo! Grazie, tante. Mi hai beccato, amico. Abbracciami forte, Red. Si sta facendo buio. Grazie, Emma, di lasciare fuori Zanna Gialla. Dì a Cenerentola che non passerò a provare la scarpetta. Dì a Rossella che francamente me ne infischio. Ti vedevo molto divertito. Forse non tutti sapevano che tu sei stato la voce di Jim Carrey. Abbiamo visto questo estratto insieme. E allora, tornando a parlare della costruzione, Sfumeggiante. è molto sfumeggiante, ma come si costruisce? Dal personaggio passiamo alla voce. Cioè, io ho lavorato molto con gli attori e anche come insegnante, e c'è un insegnante di canto albanese che ho avuto che mi ha fatto capire come valorizzare al massimo la propria voce, di fare un esercizio che serve per il canto ma serve anche per la recitazione, una cosa un po' tecnica, ma che ognuno di noi ha un timbro e spesso le persone non usano il timbro più giusto. C'è un'estetica anche della voce, non soltanto c'è un'estetica fisica, ma anche della voce.
Ecco, e ognuno dovrebbe un po' capire come migliorare il proprio timbro, la propria emissione vocale. E quindi ci sono degli esercizi che sono molto semplici, in pochissimo tempo io a chi, per esempio, ha quelle voci un po' così di naso, oppure hanno delle voci più di gola, parlano così, ecco, fanno malissimo, tra l'altro, ecco, ci sono degli esercizi che servono a mettere a posto la voce e a valorizzarla al massimo. Vorrei allungare, vorrei che questa intervista durasse di più, visto la situazione mia oggi, che sono molto raffreddata, e quindi mi piacerebbe tanto che tu me li insegnassi. Qualche trucchetto. Oggi più che mai sarebbero molto utili. Tu hai una voce bellissima comunque. Ah, se me lo dici oggi, ti ringrazio. Non hai bisogno di esercizi, tu hai un bellissimo timbro, lo sai. Hai tanti progetti in cantiere, tra l'altro un'estate che si apre con tanti spettacoli che ti porteranno in giro per l'Italia. Ci racconti qualcosa? Sì, io in queste ultime settimane ho portato in scena 4 spettacoli, di cui 2 li riprenderò poi in estiva. Uno con Alessio Boni, che era sulla Villa di Orazio, e un altro con Lino Conciale, che era una sceneggiatura che ho teatralizzato io e si intitolava Come se fosse lei, e li riprenderò quest'estate. Ma quello, l'appuntamento più importante a cui tengo, è che sarò il Fu Mattia Pascal di Pirandello, tratto dal romanzo del grande Luigi, e che verrà messo in scena da Guglielmo Ferro al Festival di Borgo Venezia, e quindi sono felicissimo di interpretare questo personaggio, perché molti di noi vorremmo essere qualcun altro a volte, scappare dalla nostra vita e entrare in quella di qualcun altro, e questo personaggio me lo consentirà grandemente, devo dire. Abbiamo un minuto, allora in chiusura ripartiamo dall'inizio, vorrei farti una domanda sul futuro. Tu hai raccontato la tua carriera e noi abbiamo fatto un po' insieme un parallelismo con l'architettura, allora come si fa a costruire non un personaggio a questo punto, ma una vita da attore, da doppiatore, da regista, da sceneggiatore, su basi davvero solide, ed evitare che davvero tutto crolli? Intanto bisogna fare in modo che le persone dello spettacolo si accorgano di te. E quindi il segreto, il consiglio che do sempre io, che mi è stato dato a mia volta, è quello di scegliersi altre persone con cui si è studiato, mettersi insieme e fare dei progetti, per tornare sempre al mio passato d'architetto, fare dei progetti, presentare degli spettacoli e farsi conoscere facendo cose nuove, interessanti, perché l'attore che aspetta di essere chiamato non sempre ha la fortuna che poi questo capiti, quindi è bene che uno sia imprenditore, produttore, anche autore e regista di se stesso, e capisca cosa è giusto fare in quel momento. Io a un certo punto della mia vita capii che mi è successo di scrivere una commedia su Alessandro Gassman, su Francesco D'Aloia, e poi abbiamo chiamato Lucrezia Lante della Rovere. Con quella commedia io ho iniziato una carriera nuova di regista, di autore, d'attore, perché un po' la vita e un po' anche l'attenzione su certe cose mi ha portato a raccontare, per esempio, il calo del desiderio tra i giovani, oppure il desiderio poi di avere un figlio da parte del maschio, nelle donne non vogliono più. E quindi su dei temi grossi, importanti, che ho costruito delle commedie che hanno avuto successo e che mi hanno permesso poi di farmi conoscere anche in altri ambiti. Per esempio Jim Carrey ho doppiato perché stavo lavorando con Cecchi Gori distribuiva in Italia i film di Jim Carrey, mi ha detto perché non provi a fare un provino. Come nascono le storie. Grazie Pino Quartullo per essere stato con noi questa sera a Checkpoint. Grazie a voi. Vi ricordo che le puntate le potete rivedere sul sito checkpoint.tgcom24.it, e l'appuntamento è come sempre da lunedì al venerdì sul nostro canale On News. Grazie.